riesco, facciamo, non faccio la ginnastica canonica, mimiamo le tecniche. Prego. Vai, vai. Quando ho curenshu è, tra virgolette, mimare le tecniche. Una traduzione molto spiccia. Alcune tecniche, vedo diversi gradi qua, alcune tecniche le conoscete, altre tecniche non le conoscono, altre persone non conoscono le tecniche. Non è un problema, l'importante è che fate. Perché se imparate a stare in equilibrio quando eseguite la tecnica con il proprio avversario, siete già un passo avanti. Ok? Se io devo fare uno sottogari e vado in ginocchio così, è corretto? No. Allora, io mi esercito, oggi siamo in dispari, devo aspettare il mio turno, oppure non c'è il riscaldamento, eseguo tando a kureshu e mi abituo a stare in equilibrio. Perché se già sono io in equilibrio, so stare da sola, sono un passo avanti. Ok? Adesso facciamo un taio toshi. Poi, via, forza. Taio toshi. Vai. Via. Iniziamo mentre vado avanti. Ichi. Ni, con tutte e due le gambe, solleviamo solo la gamba, non iniziamo a pensare alle braccia però. Prego. Sai. Ci. A coppia adesso. Questo è un esercizio che ha fatto Katanishi, che ha fatto. Però intanto iniziamo a scaldarci e a capire come muovere le gambe. Siamo di fronte. Iniziamo ad andare lì. Cosa si è aperto? È venuto la sigla. Allora, apro la gamba esterna, chiaramente deve essere d'accordo. Vado esterna e su. Cambio, apro, dietro, su. Cambio. Se fate così non serve a fare ucinata, bisogna andare su bene. L'esercizio che avete fatto non è per tutti corretto, perché non posso fare ucinata in questo modo. Io non posso fare cadere in questo modo il mio avversario. La posizione è questa. Poi ci sono delle varianti, ho visto dei campioni che fanno delle ucimate un po' particolari, sollevano, ma sono dei passaggi più avanti. Quindi, come è di prassi, adesso vi allenate a sollevare la gamba. Il vostro compagno, se non è un po' stronzetto, almeno la larghezza delle spalle, trovatevelo alto uguale, perciò fate il movimento, giro e non faccio così, su, tocco la gamba, il braccio, qua sopra, su, sto parlando solo di gambe io adesso, perché questo, avanti il piede destro, sinistro, su, no, sulle braccia avanti, avanti il sinistro, dietro il destro, su, è chiaro? Allora mettetevi tutti in questa, in una posizione così, non uno traverso e facciamo un attimino anche così. Se io devo fare un shibata non posso avere la gamba di sostegno dritta, non ci arrivo neanche volendo, ci arrivo la mia gamba di sostegno, vedete che io sono in equilibrio, la mia gamba di sostegno, il ginocchio in questo caso, deve essere come una molla. Quando questa parte, questo è giù, carica, quando questa parte, questa scatta. Perciò se io faccio così, ho la gamba tesa, se io ho la gamba di sostegno tesa, non riesco a fare un sbagliato, com'è? Se ho la gamba tesa, non ce la faccio, non ce la faccio, non ci arrivo. Quindi se io mi giro, gamba di sostegno è giù, e allora quando sale, salgo. Ok? Provate. Il mio avversario in ginocchio, prese. Devo cercare di... Se venite qui, vedete.
da questa parte. Perché non vedete dove metti i piedi, se no. Se la mia partenza è avanti, io non ho spazio, con tutta una serie di conseguenze. Non riesco, sono qui, e di solito quando si esegue la tecnica perdo l'equilibrio. Non ho spazio, sono troppo vicino. Allora, io mi alleno, intanto farà un po' ridere, però qua, circa un triangolo, qua c'è un po' di spazio. Allora, questo piede lo giro. Lo faccio picchiare, che così mi ricordo di non mettere le dita qua o di mettere le dita in piedi. Arrivo qui, le prese, tiro, ruoto il polso. Ai miei tempi dicevano guardate l'ora, però è sempre valido. Tiro, gamba flessa, colpisco qui e piano piano. Però, scendi, stai giù Matteo. Avete visto che io non mi sono mossa? Non ho traballato. Questa stessa posizione la devo avere dopo. Vieni. Tiro. Lo spazio, lo vedete? Scolineo. Il mio piede non può stare dritto. Ho il peso in avanti. Non posso avere il peso indietro perché sono sui talloni. Non sono addosso a Matilde. E non, cioè non posso fare uncimata qui, faccio un'altra cosa. Quindi qua squilibrio in avanti, picco il piede che mi abituo, pian piano squilibrio e su, e poi recupero. Prego. Ah, destra e sinistra, voi avrete la vostra parte preferita, però abituatevi. Tempo. Allora, io sono in questa posizione. C'è chi sarà più abile, dalla verde in su ci saranno delle persone più abili. Dalla verde in giù non è un problema. Non pensiamo per il momento alla proiezione. Vai Fede. Lui si alza e scende. Però, scendi vai Toshi. Allora, lui è in questa posizione. Non è col piede esterno di là, eh? E inchiosci in questo modo. Lui, sali. Va su e giù dritto. Scende, sale. Fa questo movimento, io lo devo prendere quando lui sale, lo devo arrivare qui, arrivo in posizione, vedete che io non mi muovo, non faccio cose strane come fanno adesso, fa giù, vado in ginocchio, salto, no, scendi, sali, scendi, sali, allora io prendo la metto così, ok, torno indietro, boom, quando lui è su, entro solo con la gamba e la sollevo il più in alto possibile nel mentre che lui sta salendo. Prego. Che è la proiezione, è proprio la parte finale. Per arrivare a fare la parte finale la strada è molto lunga, spesso ci si perde l'equilibrio, avanti, indietro, eccetera. Faccio un passetto più avanti, sempre le prese. Allora, le prese lo sapete, non si prende così come per il caffè, si prende dal mignolo, parte dal mignolo, chi è questo? Ah, l'anulare, il medio, la presa è forte così, non è forte così, eh? Lo stesso da questa parte, non è forte così la presa, parti dal mignolo ed è qua così, e tengo. Il mio braccio è giù, è un lavoro di polso, non sollevo il gomito, adesso capirete perché, giù, in questo modo. Esercizio successivo, io insisto sulla gamba, ma insieme c'è anche il movimento delle braccia. La gamba, adesso mi metto un attimo così, non deve essere in questo modo, vedete, come un uncino.
Se io sono in questa posizione, Pietro applica una difesa, è come se stessi... No, devi portare avanti la pancia, Pietro. Bravo. È come se stessi in equilibrio, come se stessi seduto qua sopra. Fate questo esercizio adesso, sempre. Adesso esagerate. Distanza, io con Pietro non l'ho mai fatto, eh. Vediamo se... No, è esterno, ok. La larghezza delle spalle. Perfetto. Qua, tiro su così. Lo vedete? Questo braccio? Il braccio della presa? Su. Lo so che fa ridere ed è una cosa molto vecchia, ma guardate l'orologio, questa posizione. L'orologio non fate così, e neanche così avete mal di pancia. Su. E questo è il primo movimento. Secondo movimento, scusate, gira. L'altro è questo della presa del barra. Non posso fare così. Questo vi taglio in questo modo. In questo modo. Ok? È chiaro per tutti? Perché se io devo eseguire un cimata così, non ci riuscirò mai, non c'è forza, signori. Perché ti metto un colpo di mano, è un po' pericolosino l'orecchino lì. Esercizio sempre con la gamba tesa, equilibrio su, su qua, ah scusate, qua, e adesso sollevate insieme a lui, su, torna indietro. Non ti ho tirato, c'era già? No, si deve essere un pochino più presente. Okay. Non rigido, ma presente, diverso. Su, qua, 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 e rimango e cerco di capire il braccio, questo, ok? E lui mi aiuta. La mia gamba è tesa, io sono in equilibrio. Io tengo lui tiene me quasi, forse sono io che tengo lui. È chiaro? Prego! Solo facciamo un esercizio, io sto correndo, il tempo è questo. Cercate di tirare l'avversario, cioè eseguite la tecnica mentre Uke viene avanti e quando lui ha questa gamba avanti. Si parte da lì e arriviamo fino là in fondo. Cercando sempre di mantenere la gamba alta. Per ora non facciamo ancora la proiezione, io ve l'ho fatta fare. Se avete un equilibrio ancora un pochino così instabile, cioè è difficile, però quando eseguite la tecnica dovete colpire. Io non ho detto che gli uchimata ce ne sono di due tipi, è un dettaglio secondario per loro per adesso, perché c'è di anca e di gamba, però per conoscenza devo dirvelo, nel senso che uno colpisce solo la gamba, ok? E questo è una shivaza. L'altro invece comprende lo jambon che avete questa parte. Io faccio mettere in posizione ok così perché è più semplice per apprendere i fondamentali, perché se no se cominciamo avanti e indietro è un lavoro in progressione dopo le varie direzioni in cui eseguire uchimata, le difese e tutto il resto. Questo vado un pochino più basso e io sono più sotto con la gamba, sì. E colpisco con questa parte. Ora partite da lì, fate in questo modo, il vostro che viene avanti. Il vostro piede viene avanti, perciò voi dovete prenderlo quando è così. Questo vuol dire 1, 2, 3, su, anche senza proiezione, cerca di essere più presente. Io vi sto facendo vedere la direzione più semplice adesso, mentre il piede viene avanti. Nella realtà le direzioni sono 8. Apro la kuzushi eccetera eccetera, perciò mentre va di là o va di qua, cioè quando voi avete
Una tecnica preferita, il vostro Tukuiwaza dovreste in teoria saperlo fare in tutte le direzioni, mentre lui va indietro, mentre viene avanti, mentre si gira di qui o mentre va di là, oppure anche in rotazione. Adesso la facciamo più semplice, mentre che viene avanti, 1, 2, 3, lui arriva, su, Luque è instabile mio, 1, 2, 3, tiro. Facciamo che andiamo in contadoro. 1, 2, tiro, dietro, su. Ok? Dai. Io vi ringrazio, spero che vi sia piaciuta la lezione. Certo, no, se vi interessa si può proseguire. Fate tanto cicconi, non stancate di fare cicconi. La pressione arriva da sola, ma proprio da sola arriva. La parte finale della tecnica arriva da sola, da sola. Un giorno senza che ve ne accorgete è così, anch'io non ci credevo alla vostra età, volevo sempre soltanto pensarmi. Ma arriva. Non smettete di studiare il bel giudo, però, perché vi potete divertire, credetemi.